Bentrovati ancora una volta insieme per il momento dedicato alla medicina, ma soprattutto ai bambini e dell'ospedale Santo Bono, sempre con me il dottore Mariano Caldore. Buonasera. Che ormai già conoscete, gastroenterologo. Buonasera. Dell'ospedale Santo Bono di Napoli, dello stesso ospedale. Oggi abbiamo il professore Antonio Merone, che è direttore della UOS, Unità Operativa Semplice di Chirurgia Plastica e Ustioni. Grazie di essere qua, professore. Buonasera. E io entriamo subito all'argomento, perché è un problema molto diffuso, pare strano. È molto diffuso, perché troppo spesso i bambini si ustionano per vari motivi, per varie cause. La mamma telefona come sempre al pediatra di famiglia e espone, o da vicino per telefono, di questo bambino che si è scottato, quindi le chiede di far vederlo. E poi che cosa succede prima di arrivare al professore? Certo, il momento degli incidenti domestici è un momento che coinvolge sotto vari aspetti lo studio del pediatra di famiglia, e deve sapere che immediatamente deve rispondere alla mamma, perché non sempre, a volte c'è la segretaria, c'è un impegno, e quindi la tempestività di intervento è importante. E quindi innanzitutto bisogna ricordare questo: esiste chi è vicino a un ospedale e quindi facilmente si può fare riferimento allo specialista, a altri specialisti, e quindi in 10 minuti o un quarto d'ora avere risposte molto appropriate. Ma certamente l'intervento è più difficile se si abita lontano da un ospedale, a 2 ore di macchina. In queste 2 ore probabilmente è importante avere i consigli giusti dello specialista. In questo senso, da Antonio, mi fa piacere sentire delle utili informazioni che sicuramente sono vantaggiosi sia per noi pediatri di famiglia, perché magari non è sempre facile seguire le ultime novità e sui consigli più rapidi da dare, e per la famiglia ovviamente prima di correre inizia a bloccare i processi degenerativi che si possono innescare. Certo, perché non bisogna né ricorrere ai rimedi della nonna né sottovalutare, ma soprattutto affrontare il problema. In genere, professore, quando parliamo di ustioni pensiamo al fuoco, ma sono tante le cause, vero, che possono, sì, determinarle? Le cause, normalmente l'ustione è una lesione cutanea dovuta al contatto con una fonte di calore, che può essere rappresentata da un liquido caldo, quindi l'acqua, ma nei bambini può essere il brodo, la pastina, oppure con una superficie rovente, quale per esempio il ferro da stiro, quale possono essere il vetro di una caldaia, specialmente adesso le caldaie a pellet. Certo. Oppure può essere la corrente elettrica, altro evento abbastanza. Anche un liquido, per esempio, un liquido, ma molte volte l'olio bollente, l'acido, possono essere cause. La caduta di un motorino pure provoca. Quelle sono le abrasioni, insomma, anche loro hanno una certa importanza. Ora, che cosa i genitori possono fare come trattamento immediato? La cosa più semplice e semmai strana è mettere a contatto la superficie ustionata con dell'acqua fredda. Deve essere acqua fresca, possibilmente acqua corrente, mai ghiaccio, perché sennò passiamo da un'ustione da calore a un'ustione da freddo e quindi peggioriamo. L'effetto dell'acqua quale deve essere? Quella di evitare la vasodilatazione, cioè la formazione delle cosiddette bolle, che è dovuto proprio al flusso massivo di liquidi nella zona che viene a contatto con una fonte di calore e che crea una fase di acqua fresca del rubinetto. Poi successivamente avvolgere possibilmente la superficie ustionata in un panno pulito imbevuto di acqua, e se la superficie è estesa, correre, cioè portarlo in ospedale, mai correre perché non c'è bisogno di correre, oppure rivolgersi al pediatra, il quale valuterà se si può fare un trattamento domiciliare oppure c'è bisogno di ricorrere all'ambulatorio o al ricovero in ospedale. Perché ci sono... base dell'estensione. Esatto. Cioè i fattori che noi teniamo in considerazione per stabilire la gravità di un'ustione sono la superficie corporea, cioè quanta area è interessata della superficie corporea, la profondità dell'ustione, la sede, perché è molto importante, per esempio ustioni nelle zone perianali vicino ai genitali sono pericolose, le ustioni che possono interessare le articolazioni, se non trattate bene, possono lasciare degli esiti. Quindi profondità, estensione, età,
età e poi la sede. E quindi, come in effetti pare di aver capito la domanda che già le volevo fare, ci sono vari gradi di ustioni in base a questi fattori o anche altri fattori? No, ci sono, noi normalmente molte volte si sente dire quarto, quinto, sesto grado, no, le ustioni si dividono in tre gradi. Il primo grado è il semplice arrossamento che può capitare se uno si espone al sole senza una protezione e in quel caso non va trattata, basta appunto solamente il contatto con con dell'acqua corrente. Poi abbiamo il secondo grado che invece è caratterizzato dalla bolla, cioè da questa raccolta di liquido. Il secondo grado poi si divide in secondo grado superficiale, se è interessato solamente l'epidermide, che è lo strato superficiale della cute, oppure è interessato anche il derma. E il derma può essere interessato più superficialmente o più profondamente. E poi abbiamo il terzo grado, in cui si ha un interessamento della cute a tutto spessore fino a raggiungere la fascia muscolare. È normale che il ricovero nel terzo grado è obbligatorio. Quindi a questo punto bisogna ricorrere all'ospedale. Te l'ha detto, i genitori no, non devono avere fretta. Però quando è poi il momento di decidere se andare o meno in ospedale? Normalmente è l'estensione, perché non diciamo che è possibile stabilire con precisione la profondità di un'ustione dopo 48 ore che è avvenuto l'evento. Molte volte le ustioni che sembrano di secondo grado superficiale, riviste a distanza di 48 ore, sono delle ustioni invece di secondo grado profondo e il trattamento è un trattamento chirurgico, non può essere fatto solamente con le medicazioni. Dal pediatra di famiglia dopo due giorni è un consiglio da dare in modo che il pediatra possa valutare con precisione la profondità. E a questo punto arriviamo alla terapia. Qual è la terapia? Oggigiorno la medicina ha fatto dei grossissimi progressi anche con il trattamento delle ustioni. Normalmente le ustioni di secondo grado vengono trattate con delle medicazioni avanzate, cioè sono delle medicazioni che possono essere rappresentate da alginati oppure da idrofibrille oppure da membrane di poliuretano che coprono la lesione e ci permettono di ripetere la medicazione ogni 3 o 4 giorni. Questo è importantissimo sia per ridurre il trauma del bambino, sia per favorire la guarigione stessa, perché se noi medichiamo tutti i giorni, la cute che pian piano si sta formando, nel togliere la medicazione la andremo a asportare e non abbiamo nessun vantaggio. Specialmente ad esempio le membrane di poliuretano hanno la funzione di non aderire, quindi proteggono dall'esterno. Però molte volte hanno dell'argento che è un disinfettante, diciamo, naturale, che è localizzato nella medicazione e poi ha uno strato non aderente. E questo è importante perché un bambino essere medicato tutti i giorni è traumatizzante, invece noi così possiamo medicarlo ogni 4 giorni. E si prova anche molto dolore, molta sofferenza, quindi fate anche degli analgesici locali oppure non so. Ma normalmente questo dipende, no? Se il trattamento è ambulatoriale normalmente è più il trauma psicologico del bambino che non il dolore stesso della lesione. È normale se quando noi ci troviamo di fronte a un'ustione di secondo grado profondo, in quel caso il trattamento è la dermabrasione, cioè portato in sala operatorio, viene grattata con un dermabrasore la superficie ustionata in modo che possa sanguinare e possa rigenerare. Anche perché c'è da dire che un'ustione per poter guarire senza lasciare esiti, quindi cicatrici, deturpanti o meno, deve guarire nell'arco dei 14-21 giorni. Perché c'è questo limite? È perché più ritardiamo la guarigione, più facilmente si hanno delle infezioni, più facilmente si ha la formazione di un collagene abnorme che favorisce la cicatrizzazione. Infatti, per esempio, noi nelle ustioni di terzo grado, quando non è possibile fare subito un innesto di cute autologo, utilizziamo degli innesti di derma, un derma rigenerativo che ci permette di far riformare il derma del soggetto, su quello poi andremo ad applicare un innesto autologo. Cioè,
cute che viene prelevata da un'altra parte del corpo. Normalmente nei bambini, normalmente noi utilizziamo o le cosce o il cuoio capelluto. Addirittura. Sembra strano, infatti non sempre viene accettato dai genitori, però il cuoio capelluto è quello che non lascia esiti, perché lo strato è superficiale, quindi non si va a asportare il bulbo pilifero. Successivamente, una volta che è guarita la zona di prelievo, si ricompaiono i capelli e quindi non si vede. Invece qualsiasi altra parte noi andiamo a utilizzare per il prelievo di cute, un minimo di cicatrice, un minimo di esito si ha sempre. Dottor Caldori, a lei quanti casi capitano ancora tutt'oggi, nonostante le informazioni, i bambini, che prima c'era poca informazione, magari oggi i genitori sono più preparati, più attenti, però forse sono un po' più assenti perché lavorano? Sono più assenti perché lavorano e i bambini piccolini sono quelli ovviamente più interessati, perché corrono per casa, è più facile poter trovarsi di fronte a questi problemi. Ed è quindi molto frequente. Ci tenevo a sottolineare che ormai in ogni studio di pediatria famiglia ci sono degli opuscoli, delle indicazioni per la prevenzione degli incidenti, e vedo che il nostro amico ha portato qualcosa nello specifico. Sì, noi abbiamo fatto un piccolo opuscolo per la prevenzione, e dove facciamo vedere che i luoghi più frequenti dove si possono avere degli incidenti sono la cucina, la stanza da bagno, e altri oggetti pericolosi possono essere il ferro da stiro, le stufe, le cucine elettriche, una domanda che forse qualunque mamma ti vorrebbe fare: la famosa bolla che si viene a formare va rotta o no? Allora, forse la domanda sciocca, non la faccio. No, qualunque cosa è importante. No, è importante. Fa piacere che Mariano no, la metta. Allora, perché l'ho avuto io questa bolla, l'ho scontato con latte del biberon. Una bolla così. Sì. Allora, la bolla non va tolta, va punta e svuotata. Anche perché... A volte si riforma, si riempie. Sì, e può essere risvuotata, perché quella pelle che ricopre la bolla... sicuramente è la migliore medicazione che esiste. Quindi lasciandolo permette una riepitalizzazione, è normale. È coperto nel contemporaneo. È normale che poi dopo 4-5 giorni quella cute diventa una cute secca e quindi bene o male se ne cade da solo, si asporta stesso nella medicazione. E in genere l'età di questi bambini un po' pericolosa qual è? Allora, noi normalmente ogni anno facciamo circa 100 ricoveri. Mamma mia. Per bambini ustionati, e deve considerare che trattiamo in ambulatorio dai 200 ai 300 bambini. Quindi la media dell'ospedale Santo Bono è sui 400 bambini trattati per ustione. Una volta non ci pensa alle patologie, alle malattie, ma questi incidenti, come facevamo anche a te, quando ingoiano oggetti, mollettine, sì, dei capelli, sì. E abbiamo fatto una soffocamento. L'ustione è frequente, e poi deve considerare che molte volte rimangono degli esiti. Noi, per esempio, un evento abbastanza, diciamo, frequente, non frequentissimo, è l'ustione dovuta all'alcol. Cioè, molte volte c'è ancora l'abitudine di accendere il barbecue utilizzando l'alcol, il contenitore di gomma. Nel momento in cui si preme, l'alcol fuoriesce, poi lasciando il contenitore fa da risucchio e quindi diventa una bomba Molotov. E normalmente in quei casi c'è l'ustione al volto, l'ustione al torace, agli arti. Voglio spiegare che non si fa, a volte vedo anch'io in questi picnic questi genitori che, sì, proprio i genitori, sì, che usano questo, sì, e si forma questa fiamma di ritorno, per cui in mano scoppia proprio. E poi fra poco incominceremo col Natale. Perché Natale? È Natale, no! I pericoli delle lucine, no, guarda. I fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio, ogni anno abbiamo gli ustionati da fuochi d'artificio e i grossi traumatizzati. Eppure, delle mani. Professore, si fa tanta prevenzione, informazione. L'assurdo è che questi papà che usano questo, hanno fuori a balcone i bambini vicini, sì, che vedono, sì, il papà come un eroe. Purtroppo si Ma noi prima noi facevamo un giro per la prevenzione, appunto, dei fuochi d'artificio, facevamo delle sedute nelle varie scuole napoletane,
E una volta un ragazzino in questa presentazione dei rischi dei fuochi insieme ai vigili del fuoco mi domandò: dottor, sì, io sì vi capisco, ma secondo voi senza i bot, ma good man anne è? Vedi, vedi, proprio... Eppure però potrebbero usare, ma sempre pericolosi sono, sì. Famosi bengala, le stelline. Io ho avuto bambini da stioni da bengala. Pure il bengala. È sempre importante poi verificare la condizione vaccinale, sì. Penso, perché per le infezioni... Specialmente avere la copertura per il tetano. Per il tetano. La cosa più frequente. Oggi penso che sono le vaccinazioni obbligatorie, quindi non sì, ci, sta, sì, non ci sì, stanno... Sì. Però anche ecco, per il meningococco. Io... 5 giorni fa ho avuto un bambino ricoverato per ustione al torace da liquido bollente che la mamma non aveva voluto vaccinare, quindi era scoperto. Poi è andato in crisi, però non puoi andare in crisi dopo che è avvenuto però, l'evento. Purtroppo c'è anche tanta cattiva disinformazione in senso negativo, certo, e c'è sì. Gente che non ha una sua idea in merito. Faremo qualcosa sui vaccini sicuramente. Sui vaccini già abbiamo va fatto. Professore, allora siamo quasi in chiusura. Le nuove frontiere, le nuove tecnologie in questo campo qui, quali saranno? La nuova tecnologia è sicuramente la ricerca dei tessuti coltivati, cioè della cute coltivata. Attualmente già c'è qualcosa, però noi infatti anche al Santo Bono l'abbiamo utilizzato e l'utilizziamo nel caso col derma rigenerativo. Ma deve essere compatibile anche no, quello oppure non? No, normalmente viene fatto in questo modo, si fa un piccolo prelievo, 2-3 cm di cute del paziente nel caso specifico del bambino, che viene mandato a un centro, ne esistono vari in Italia, dove quella cute viene coltivata. E a distanza di 21 giorni viene rimandata indietro, però non dobbiamo confondere la cute coltivata con un pezzo di stoffa, cioè quello che arriva a noi sono dei contenitori di silicone, sono delle strisce nel cui contesto sono impiantati i cheratinociti, cioè le cellule della cute. Che vengono impiantati e questi devono proliferare. Qual è l'inconveniente di questo trattamento, almeno per il momento, è che prima di tutto è difficile, specialmente nel bambino, mantenere sterile un'ustione per circa 21 giorni e che questi cheratinocini sono molto sensibili, quindi vanno facilmente incontro a morte e quindi non si ha la loro riproduzione e sviluppo. Però è un'apertura così? È un'apertura, come 15 anni fa non pensavamo di poter avere un derma rigenerativo, oggi ne abbiamo un derma rigenerativo, facilmente fra qualche anno potremo avere anche la cute. Pensiamo una lancia per il futuro di questi ragazzi, tu rispetto a quando hai iniziato sei soddisfatto molto dei successi, sì. Privi di cicatrici rispetto a tanti anni fa? Allora Mariano, l'ustione di terzo grado guarisce con la cicatrice, non c'è possibilità, fai l'innesto, avrai una cicatrice migliore, più estetica, meno estetica, ma il segno rimane. Ma anche nel secondo grado profondo, un dismorfismo della cute rimane, poi per fortuna sono bambini e quindi col tempo si attenuerà, però devi considerare che il bambino rispetto all'adulto più frequentemente va incontro alla complicanza cicatrice, cicatrice o cheloide, che poi il cheloide molte volte è il deturpante. Noi ci auguriamo bene. Che grazie a questi nostri consigli, perché gliel'ho detto anche prima, professore, questa nostra trasmissione non è per addetti ai lavori, è per le famiglie, per i genitori, e penso che stiamo dando, lo dico senza falsa modestia, un grande contributo, grazie anche al mio amico il dottor Caldore. Perché... Volevo aggiungere solamente una cosa, proprio perché è verso i genitori, insomma, fare molta attenzione in cucina. Cercare di utilizzare sempre i fuochi messi indietro, posteriori, non mettere mai dei contenitori con liquidi bollenti nella parte esterna di un tavolo, specialmente se c'è la tovaglia, perché il bambino viene attratto e se lo porta dietro, tenere sempre sotto controllo l'acqua calda, cioè
anche quella che il fuoco, perché... no, il come si chiama, il coso per avere l'acqua calda, lo scaldabagno, mi veniva, lo scaldabagno, tenerlo sempre sotto controllo. Noi abbiamo trattato un bambino con ustione ai piedi e agli arti, alle gambe, con la perdita di 4 dita per acqua bollente che è uscita a 90 gradi dallo scaldabagno. Quindi sono cose molto importanti. Allora ringraziamo il professore, il nostro amico Mariano, grazie a voi per l'attenzione. Alla prossima settimana, sempre con ottimi consigli per voi genitori e per i vostri figli. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera.